Sono le 8:30 di sera e io mi sto preparando per passare la notte, ancora una volta, davanti alla sala H. Mentre ci preparavamo per passare la notte qui sul Bayfront, vedete che io ho anche il mio cappellino da notte, la Lucasfilm e J.J. Abrams hanno deciso di fare uno splendido regalo non solo a tutti i partecipanti del panel di Star Wars nella sala H, ma anche a tutti noi che stavamo qua fuori. Cosa è successo? Alla fine del panel in sala H è stato dato l'annuncio di recarsi in una zona qui dietro dove un'orchestra all'aperto ha eseguito musiche della saga di Star Wars, un concerto gratuito al quale hanno partecipato appunto tutti i presenti in sala H, più di 6.000 persone, ma al quale abbiamo potuto assistere anche noi che siamo qui accampati sul Bayfront. È stato spettacolare soprattutto perché alla fine la Lucasfilm ha fatto anche dei fuochi d'artificio, sembravano i fuochi di Disneyland con la musica in sottofondo. È stata un'emozione unica che ho avuto la fortuna di riprendere e che poi avete la fortuna voi di vedere su YouTube, perché lo caricherò su YouTube. Però vi assicuro, devo dire che la Lucasfilm ha ufficialmente vinto il Comic Con, anche se non ha mostrato scene inedite del nuovo film del Risveglio della Forza, ha conquistato assolutamente il cuore dei fan, e non solo con questo evento, con questi fuochi d'artificio spettacolari, hanno regalato delle spade laser a tutti i partecipanti. Insomma, è stata veramente una sorpresa unica e un momento che io personalmente non dimenticherò mai. Abbiamo ottenuto i braccialetti. Che ore sono? Le ore... Vabbè, il mio non si vede. Mezzanotte e mezza. Sono a mezzanotte? Esatto, a mezzanotte e mezzo abbiamo ottenuto i nostri... guardate questa meravigliosa Iron Man sacco a pelo. Il lato negativo della Batmobile che scorrazzava qua dietro è il fatto che hanno dovuto fermare la distribuzione dei braccialetti a tempo indefinito, e sono le 2 del mattino e solo adesso ci hanno detto finalmente che possiamo dormire. Cinque e mezzo del mattino, siamo appena stati svegliati dai responsabili dell'organizzazione del Comic Con, che ci hanno detto: preparatevi che dobbiamo consolidare la coda, e direi che siamo pronti per essere consolidati. La sensazione di sentire l'erba sotto i nostri piedi dopo aver dormito per tutta la notte sulla strada e sul duro cemento è notevole. Siamo entrati finalmente ai tendoni. Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. La coda più lunga di tutta la mia vita. Sono le 10:30 del mattino, sta iniziando il panel della Warner Bros. Good versus evil shit's kind of played out right now. It's time for bad versus evil, right? Time for a movie about bad guys. And who's got the best bad guys out there? DC Comics, best villains ever. Watch out for this next one. Amanda Waller, Viola Davis. Smith.
2 days this week, and we cut together a special 7-minute piece just for you guys. And so I'm pretty chilled because I'm just really waiting to see your guys' response to what it is that we did. The great Ennio Morricone. Writing right now, we'll be recording in Prague in the next couple of weeks, but that will be his first Western score in 40 years. Hateful Eight comes out December 25th of this year, Christmas Day. Please, a huge hand for Quentin Tarantino. In attesa del panel della Legendary Pictures, devo dire che sono rimasto veramente molto colpito da quello che abbiamo visto del panel della Warner Bros. Batman contro Superman e soprattutto Suicide Squad sono dei film che attendo molto per l'anno prossimo. I look out here at this crowd, and all I see is fuel for the fell. Thank you so much for coming out. Don't forget to get your tickets for the Google Cardboard and go over to the Legendary booth afterwards. Thank you so much. Take care. I'll see you guys later. I'm really grateful. Thank you. Thank you! Something to you, and this means an enormous amount to me, and that's all I'm going to say. God bless. Thanks. Dopo il panel di Joss Whedon manca solo il panel della 20th Century Fox e poi avremo finito il nostro lunghissimo live coverage della giornata di sabato in sala H. Paul McGuigan, director James McAvoy as Victor von Frankenstein and Daniel Radcliffe as Igor. You. How's it going? I'm ready to make the chimmy fucking chungas this, but you know what? I do have a microphone, so fuck it, let's show it again. I want to tell you so bad, but as I promised, this next time is going to be my last time of putting on the claws. One last time, and there it is. There it is. I'm gonna take the picture and get it over with. You think I can just do cameos? I'm one of the great photographers, and by the way, all of you are in charge. I charge you with the responsibility of writing to the Motion Picture Academy and saying they need an award for best cameo. But we'll save that. Do you have a camera? Who's got a camera? Who's got the camera? Who doesn't have a camera? Does someone else have a camera? Somebody's got to have a camera. Oh, Channing Tatum is here. Might have a camera. There we are.
good. Remember, I'm watching. Yeah. Am I in? Focus on me. Take it off, Chris. No, please, no applause. Here we go. Here we go. These are my people. Now that's the way to end a panel. You guys, thank you so much for coming on 20th Century Fox panel. I have been Chris Hardwick. Take a few pictures, and we'll see you in the rest of the con.